Oggi, 1° dicembre, iniziamo il calendario dell'avvento della libreria e vorrei aprire la prima finestrella con un libro piccino ma intenso. La poetessa Chandra Livia Candiani ha scritto Il silenzio è cosa viva, l'arte della meditazione con Einaudi. Penso che in un mondo pieno di frastuono come quello che ci circonda oggi, meditare sia un aiuto per entrare dentro noi stessi e per trovare delle risposte. Meditare non vuol dire estraniarsi dal mondo, ma vuol dire essere in contatto con il presente. Domenica 2 dicembre. Il libro di oggi è Destino. Raffaella Romagnolo ci porta da Borgo di Dentro, nelle colline piemontesi, a New York per seguire il destino di Giulia all'inizio del Novecento, che abbandona il suo paese per ricercare un destino diverso. Il ritorno nel 1946 a Borgo di Dentro la metterà a contatto con quelli che sono stati i destini delle persone che lei... Ciao, il libro che vi presentiamo oggi per lunedì 3 dicembre è L'ultima volta che siamo stati bambini di Fabio Bartolomei, pubblicato da Edizioni EU. È una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, in modo particolare a Roma e nel Lazio, e ci offre la visione di una Shoah dal punto di vista di 4 bambini, del loro coraggio, dei loro sogni, del loro non accorgersi della guerra che li circonda. La storia prende piede quando Riccardo, il bambino di famiglia ebrea, viene rapito e portato via dai soldati tedeschi. A quel punto gli altri 3 ragazzi decidono di mettersi sulle tracce del loro amico, senza stare ad ascoltare i grandi, che sembra quasi che neanche li comprendano e li capiscano. Sarà una ricerca dolorosa e sofferente. Il libro Bartolomei lo ha dedicato interamente ai 281 bambini ebrei deportati via dal ghetto di Roma e che non... Buongiorno, il libro che vi vogliamo presentare oggi, martedì 4 dicembre, è L'artista della fuga di Melzner, editore Fazzi. La trama è molto semplice, il protagonista Zig è un imbalsamatore, lavora in una base americana, dove arriva il cadavere presunto di una ragazza, Nola. In realtà la ragazza non è morta e Zig dovrà far di tutto per salvarla. Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 5 dicembre vi volevo presentare un libro di Emily Wingfield, Biancaneve e Rosa Rossa, pubblicato da Mondadori, un romanzo con protagoniste 2 bambine che si trovano improvvisamente senza papà e vanno a vivere nel bosco. Da lì tutta una serie di avventure con protagonisti fantastici, gnomi, folletti, animali che sanno parlare e biblioteche senza libri ma con oggetti. Giovedì 6 dicembre, Patrice Nganang, La stagione delle prugne, a casa editrice 66 and Second. Siamo nell'agosto del 40 e la Seconda Guerra Mondiale impazza in Europa. In un piccolo villaggio del Camerun, il giovane Pouka forma un cenacolo poetico. Tutto sembra molto tranquillo, fino a quando anche questo piccolo villaggio dell'Africa occidentale viene investito dalla violenza. Oggi, venerdì 7 dicembre, vorrei presentarvi il libro di Mariana Mazzuccato, Il valore di tutto. Mariana Mazzuccato insegna economia dell'innovazione e del valore pubblico a Londra, in Inghilterra, e con questo libro l'autrice propone di sostituire un capitalismo delle disuguaglianze con un capitalismo più sostenibile, in cui ci sia una distinzione tra chi produce valore e chi sottrae valore all'economia, tra chi lavora e tra chi guadagna. Thank you.